Ci si presenta un libro Partecipazione e cambiamento, un'autobiografia politica della Sicilia edito scritto dal onorevole Calogero Pumiglia. Onorevole, cosa c'è scritto in questo libro? Ci sono scritte tante cose, a partire dall'esperienza personale e naturalmente corredata da una ricerca di documenti. E quindi tutto ciò che sta qui è basato appunto su testi documentali. La storia parte dal 1955, quando giovanissimo cominciai la mia esperienza qui ad Agrigento nell'Azione Cattolica, nel Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, e termina nel 72, quando diventai deputato per la prima volta. E a quel punto l'orizzonte siciliano non era l'unico che mi riguardava. Ho cercato in tutti i modi di essere il più possibile obiettivo, naturalmente neppure gli storici riescono ad esserlo e io storico non sono, ma ho cercato di prendere le distanze, di guardare con serenità e qualche volta perfino con severità agli eventi che hanno attraversato la nostra terra, anche quelli del mio partito, del Partito della Democrazia Cristiana al quale sono appartenuto. Sullo sfondo di questa storia ci sono i grandi eventi del mondo, dell'Italia, c'è il processo di destalinizzazione, c'è il Concilio Vaticano II di Papa Giovanni, la presidenza Kennedy, la distensione. C'è la divisione del blocco del popolo tra comunisti e socialisti, c'è il governo Milazzo che vide insieme... La storia d'Italia, non è vero? C'è la storia della Sicilia e la storia d'Italia, c'è la storia del primo centrosinistra guidato da un personaggio straordinario che era Giuseppe D'Angelo, presidente della regione, con la programmazione e quindi... la volontà di utilizzare le risorse di questa terra per il suo sviluppo, con la lotta ai poteri forti e principalmente alla mafia e la richiesta unanime del Parlamento regionale al Parlamento nazionale di istituire la commissione d'inchiesta. Un bel periodo, naturalmente pieno di speranze e anche di delusione, di luce e di ombre, come è naturale che sia la storia. Questo libro di Lillo Pumiglia, del quale gli va dato merito, vuole essere la narrazione della sua storia personale, ma non è soltanto questa, perché diventa la storia di una generazione, la storia di un partito, la storia della Sicilia in una fase molto importante, quella che va dalla formazione del governo Milazzo, del pasticcio del milazzismo, al primo centrosinistra proprio qui ad Agrigento, primo centrosinistra a Palermo, governo D'Angelo. Governo D'Angelo contrapposto al milazzismo, governo D'Angelo che innalza la bandiera del rinnovamento della Sicilia, della lotta alla mafia. Ed anzi, proprio su questo terreno incontrerà le sue difficoltà. Arrivo dei socialisti nell'area di governo, contrasto con il Partito Comunista. Tutti i tentativi di indurre il Partito Comunista ad una collaborazione costruttiva, tentativi andati a vuoto. E allora, siccome i democristiani non hanno saputo raccontarsi e molte volte sui democristiani sono state raccontate storie che non hanno nessun fondamento di verità, cioè fake news si dice oggi, quindi delle falsità, con questo libro, nei limiti della storia della Sicilia, si dà un contributo alla chiarificazione di avvenimenti importanti, di avvenimenti che riguardano una fase importante della storia italiana, è la storia in cui si forma il centro-sinistra, i socialisti hanno superato il frontismo, si sono collocati in un'area di collaborazione governativa con la Democrazia Cristiana, una Democrazia Cristiana che vede i leaders come Fanfani e come Moro guidare questo paese. Nella fase finale del grande sviluppo
avviato da De Gasperi con la ricostruzione e con l'industrializzazione d'Italia. È una memoria della sua esperienza politica che inizia dal suo ingresso nell'Azione Cattolica, quando comincia a fare politica, avendo conseguito la maturità classica poco prima, e poi si snoda fino ad arrivare al 1972, quindi dal 55 al 72, circa un ventennio, perché poi nel 72 interrompe la narrazione perché farà, dice, poi un altro libro che va dal 72 in poi, e in questo ventennio racconta in prima persona, ma anche portando testimonianze, riportando fatti di ciò che è stata la politica nella regione siciliana nell'arco di questo ventennio. È un momento, una fase tra le più interessanti, direi io, perché siamo nel momento, direi, di trasformazione della regione. La Sicilia tende a cambiare da regione ad altissima connotazione agraria, comincia ad articolare la società, ci sono le rimesse degli emigrati, c'è la spesa pubblica che si allarga, cresce il ceto medio, impiegatizio soprattutto, non sempre, diciamo, in modo virtuoso, che spesso è figlio e frutto del clientelismo dei governi di allora. C'è in mezzo nel 1959 l'esperienza Milazzo, che è un'esperienza di rottura della DC, che mise in piedi un governo, insomma durò l'esperienza un anno e mezzo circa col sostegno del Partito Comunista. Poi nel 63 nasce per la prima volta in Italia, perché qui viene inaugurato il centro-sinistra alla regione, quindi fino poi al 1972, con tutte le luci, le ombre, insomma, c'è da discutere.